Ciao a tutti da Vittorio. Quanti giocatori andranno via quest'estate in casa Lazio? Perché il numero, secondo me, rischia di essere importante, forse più grande di quanto ci immaginiamo. Felipe Anderson ha il contratto che scade a giugno, 30 giugno. Non ci sono segnali di rinnovo. Direi che Felipe Anderson è il primo che possiamo già togliere dalla lista dei giocatori da Lazio l'anno prossimo. Discorso simile che possiamo fare a Pedro, no? Non sta giocando. Quando è entrato in campo non è che ha fatto benissimo. Pedro, anche lui ha contratto a scadenza. Credo che anche lui farà compagnia a Felipe Anderson e dal 30 giugno non sarà più un giocatore della Lazio. Anche Daichi Kamada ha il contratto che scade il 30 giugno. Come Pedro non sta giocando. Come Pedro, tranne contro Frosinone, quando è entrato in campo non è che ha fatto benissimo. Daichi Kamada rischia di restare con la maglia biancoceleste solo fino al 30 giugno e lasciare la Lazio. Siamo già a tre giocatori in partenza, ma la lista non si ferma qua, perché Mattia Zaccagni ha il contratto che scade fra un anno e non ci sono segnali di rinnovo. E quindi o lo vendi quest'estate o lo fai andare via a zero l'anno prossimo. Zaccagni è un giocatore che ha mercato, è un giocatore che magari quest'anno non è andata benissimo, onestamente, però lo puoi vendere per una cifra importante. Questo gennaio la Fiorentina ha chiesto il giocatore alla Lazio, la Lazio ha sparato 20 milioni di euro, la Fiorentina si è tirata indietro. Quest'estate la Fiorentina, ma anche la Juve, potrebbe tornare alla carica per prendere Zaccagni, e se tu non gli rinnovi il contratto, cosa che al momento non è neanche in agenda, direi che Zaccagni lo devi assolutamente vendere quest'estate per non venderlo a zero fra un anno, che sarebbe una follia. Per cui, anche se Zaccagni non ha il contratto in scadenza, se non arriverà il rinnovo, a mio avviso lo devi vendere a giugno. Ecco, già parliamo di quattro giocatori di cui Felipe Anderson e Zaccagni, che con Sarri erano titolari. Ma il discorso non si può fermare a questi giocatori. Marusic e Isai hanno il contratto in scadenza con Zaccagni, quindi fra un anno. Nessuno dei due si è mai seduto al tavolo per discutere il rinnovo con la Lazio. Marusic quest'anno titolarissimo, ha giocato sempre, praticamente sempre con Sarri e credo che anche con Tudor dovrebbe partire titolare. Non tanto perché Tudor è pazzo di Marusic, ma perché non ci sono alternative e quindi Marusic è destinato a giocare titolare anche lì. Rendimento di Adam sicuramente negativo quest'anno, ha ancora un anno di contratto. Io credo che se la Lazio riceverà un'offerta importante quest'estate, lascerà andare Marusic. Discorso simile per Isai, che a differenza di Marusic non è neanche partito così tante volte titolare. E quindi, se la Lazio potrà, cederà anche questi due giocatori. Discorso simile che si può fare per Mattias Vecino. Quest'anno ha giocato di meno di quanto si aspettava con l'addio di Milinkovic Savic. Anche lui, non so se con Tudor troverà il posto da titolare o finirà nelle retrovie. Anche Mattias Vecino ha solo un anno di contratto. È un giocatore che ha passato i 30, magari anche per un discorso di ringiovanimento, la Lazio vorrà cedere Mattias Vecino quest'estate provando a prendere qualche soldo o tenerlo in rosa per un altro anno. Credo che la Lazio cercherà di cederlo. E poi ci sono due giovani che hanno il contratto in scadenza fra un anno: Diego Gonzalez e Sara Fernandez. Su Fernandez la Lazio sta discutendo per rinnovare il contratto e allungarlo il più possibile. Su Diego Gonzalez, in realtà, questa trattativa non è mai partita, anche perché Gonzalez doveva essere l'alternativa, l'erede di Luca Romero. In realtà non solo non è mai stato l'erede, ma non ha mai giocato neanche un minuto in prima squadra. E questo, secondo me, è un segnale preoccupante che ci fa pensare che Gonzalez probabilmente è stato bocciato, tra virgolette, dalla prima squadra. In primavera sta segnando, facendo bene, ma a 20 anni Gonzalez dovrebbe essere in prima squadra, non in primavera. E quindi credo che anche lui potrebbe lasciare la Lazio, se non quest'anno, perché nessuno si farà avanti per prenderlo, fra un anno. E fra 2 anni scade il contratto di Ciro Immobile. Ecco, il discorso di Ciro secondo me è più complesso. Io credo che Ciro abbia fatto il suo tempo, la Lazio voglia ringiovanire la rosa e credo allo stesso tempo che magari lo stesso Immobile chiederà la cessione.
quest'estate. E quindi aggiungiamo Immobile a Zaccagni, a Felipe Anderson e tutto il trio titolare, o almeno quello che doveva essere il titolare inizio anno, è andato via. A questo aggiungiamo anche Luis Alberto, che secondo me con Tudor potrebbe aver fatica a essere titolare, un altro giocatore che quest'anno ha sottoperformato, un altro giocatore che come Immobile ha lo stipendio più alto della rosa, un altro giocatore che ha superato i 30, ha il contratto che scade in 3 anni perché lo Tito gliel'ha rinnovato quest'estate, però io credo che Luis Alberto possa veramente andare via quest'estate se arriverà ovviamente l'offerta giusta o se la Lazio deciderà di liberarsi dello spagnolo e magari accettare una offerta bassa pur di liberarsi di Luis Alberto. Quindi vedete che sulla carta ci sono almeno tre giocatori che andranno via perché gli scade il contratto: Felipe Anderson, Pedro e Camada. Ci sono altri giocatori che hanno un contratto in scadenza fra un anno che non hanno rinnovato e quindi la Lazio dovrebbe cercare di venderli. E parliamo di Zaccagni, Marusic, Isai, Vesino, Diego Gonzalez, Sana Fernandez, su cui spero ci sia il rinnovo. E poi c'è la situazione Pedro, e poi c'è la situazione Immobile e Luis Alberto, due giocatori che, nonostante non abbiano il contratto in scadenza breve, sono due giocatori che per necessità, per rinnovamento, potrebbero e dovrebbero lasciare la Lazio. Ecco, questa è una lista molto lunga di giocatori che dovrebbero lasciare la Lazio quest'estate. Una lista forse addirittura eccessiva, visto lo storico della Lazio. Però si è arrivato nel 2024 con una rosa in là con gli anni, perché Felipe Anderson ha più di 30 anni, Pedro ha più di 30 anni, Immobile ha più di 30 anni, Marusic ha più di 30 anni, Isai, Vesino, Pedro, e quindi ti ritrovi con una rosa in là con gli anni che prima o poi devi cambiare, devi ringiovanire. Ecco, la Lazio potrebbe scegliere di farlo tutto quest'anno, di togliersi dal groppone, diciamo così, alcuni giocatori in là con gli anni e sostituirli con giovani possibilmente forti. Non è facile perché, uno, la Lazio targata allo Tito difficilmente ha preso così tanti giocatori in una sola sessione estiva. Due, è anche vero che la Lazio ha fatto sempre fatica a cedere i giocatori considerati esuberi e un Marusic, un Isai, un Vesino forse possono essere considerati già esuberi. Per cui staremo a vedere, però secondo me questa potrebbe essere un'estate veramente di clamorosa rivoluzione e anzi, aggiungo io, dovrebbe essere un'estate di assoluta rivoluzione perché passi dal 4-3 al 3-4-2-1 di Tudor. E devi quindi prendere giocatori adatti al calcio di Igor e non più a quello di Sarri e ringiovanire la rosa per un progetto che dovrebbe partire quest'estate e concludersi, diciamo, fra 3, 4, 5 anni, quindi con una rosa adatta a giocare per 4, 5 anni insieme. Attualmente la rosa della Lazio non è così, non è in grado di giocare per altri 2 o 3 anni. Fra 3 anni Ciro Immobile, Pedro e Luis Alberto si potrebbero tranquillamente ritirare e quindi capite che non è una rosa per un progetto che inizia adesso. Questo ovviamente è il mio pensiero. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e dimmi se l'audio funziona veramente, se vi piace questo nuovo microfono e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, condividetelo anche con gli amici. Grazie a tutti.